Tra gli espositori abruzzesi all'artigiano in fiera non potevano mancare i confetti, che sono solo di Sulmona. Solo e soltanto di Sulmona, sì. Sono la nostra è una tradizione ultrasecolare. Ultrasecolare, sì. L'azienda ha oltre 300 anni di storia. Da fonti scritte, dalla prima fonte anagrafica trovata nel comune di Sulmona, siamo iscritti proprio all'anno 1833. Però da fonti scritte, ma tramandate molto prima. Si sono mutate molto, molte usanze, molte tradizioni, il confetto rimane legato solo alle cerimonie o è anche per tutti i giorni? La nostra azienda negli anni si è evoluta e teniamo conto della tradizione ma anche dell'innovazione, anche delle esigenze di salute. Quindi ci siamo votati a una scelta del tutto naturale, usiamo solo e soltanto colori naturali in collaborazione con la Facoltà di Biotecnologie di Teramo. Quindi non so, se vede il colore verde con cui coloriamo il pistacchio di Bronte e l'alga spirulina mescolata alla curcuma che dà il colore verde. Se vede la marena intera, la marena Fabbri intera, quella è colorata col succo di ravanello. Quindi ci siamo addentrati in questo filone innanzitutto per salute, poi perché comunque esportiamo all'estero e all'estero c'è molta attenzione alla qualità del prodotto, sicuramente più che da noi. E alcuni posti non ammettono proprio l'uso di conservanti, additivi chimici, coloranti chimici. Quindi i nostri prodotti sono tutti naturali, senza conservanti e senza coloranti e con colori naturali. E poi anche la scelta dei materiali, la frutta secca è tutta di provenienza certificata italiana, così come tutto il packaging e così anche la provenienza delle materie prime è tutta certificata e tutta di alta qualità. Questo è il cubano, che è uno dei vostri prodotti di punta. Uno dei fiori all'occhiello dell'azienda che ci è richiesto da tutto il mondo e lo proponiamo in questa meravigliosa latta che ricorda la latta dei sigari cubani, ha proprio la lunghezza del Monte Cristo che fumava Castro, diciamo. La ricetta è brevettata e segreta, purtroppo molto imitata, però l'originale è solo e soltanto questo William Di Carlo. E come vedete è proprio una dedica ai sapori e ai colori di Cuba, anche il rosso della terra cubana. Ed è stato inventato quando? Negli anni 50 da William Di Carlo, sì, qua c'è proprio il rito cubano che lo vede anche nella fotografia, questo rito meraviglioso di degustare il rum fumando il sigaro e abbinandoci una fava di cacao tostata e spolverata di cannella, dalla l'idea di trasformare questa degustazione della fava di cacao con il confetto, aromatizzato proprio al rum e alla cannella, eccolo qua, è meraviglioso. Se dico Sulmona non posso non pensare ai confetti, accanto alle aziende storiche ci sono anche giovani che hanno rilevato questo tipo di attività. Assolutamente sì, ovviamente il confetto è uguale Sulmona. Noi abbiamo arrivato a questa attività circa 10 anni fa, abbiamo investito nel nostro territorio e siamo un'azienda giovane e portiamo tante novità alla tradizione del confetto di Sulmona. Qui in questa fiera noi siamo presenti da ormai circa 10 anni e di anno in anno portiamo sempre qualche gusto nuovo, qualche prelibatezza, abbiamo anche i nostri liquori tipici e tutti quanti i nostri confetti che vengono realizzati rigorosamente a mano da ogni singola operaia confetto su confetto. Ecco, l'artigianalità oggi è difficile mantenerla o no? È complicato, però con tanta passione e sacrificio noi portiamo avanti le nostre idee e il nostro lavoro. Prodotto di punta che consiglieresti? Allora, il classico alla mandorla, che ormai è il classico e storico, e abbiamo portato alcune novità, ovvero rum e cannella, che c'è una spolverata di cannella, e l'amaretto al cocco, dove c'è una spolverata di cocco, che ha il classico pistacchio e anche il fico e fondente. Tra tutti questi confetti di Sulmona, come scelgo? Come sceglie il gusto? Dipende da lei se le piace più fondente o più al latte. Quindi quello che ti posso consigliare io è il nostro parrozzo abruzzese, il Danunziano, che è un gusto molto particolare, che ricorda proprio il parrozzo abruzzese che amava il poeta D'Annunzio. Potremmo scegliere la presentosa, un ricotta, pere e cannella. Poi possiamo scegliere addirittura l'Aurantium, è un liquore fatto dal pescarese dove abbiamo ricreato questo confetto chiamandolo Aurantium. Ecco, quindi voi avete messo i sapori d'Abruzzo dentro il confetto? Sì, noi cerchiamo di prendere questi dolci tipici abruzzesi e riportarlo nel confetto, lo stesso gusto. Tipo qui significa che pizza d'oggi, io qui dentro benissimo, sento i sapori dell'Alkermes e della tipica pizza torta teramana. Benissimo, la torta teramana fatta con le creme e il pan di Spagna e l'Alkermes.
Quindi questi sono i gusti particolari. Un altro particolare è il mostacciolo di Sulmona, quindi è fatto con cioccolato fondente e abbinato con il mosto cotto, un vino ricotto. Quindi.